ringraziare, ancora essere grati, ancora entrare in questo verbo, in questa virtù, direi io. Potremmo anche dire in questa qualità umana, l'importante è che sia una qualità del cuore, una qualità che nasce dal cuore. Ancora entrare in questo mistero della gratitudine umana in un mondo che è sempre più ingrato, che è stato sempre ingrato. Immaginate che già nella creazione dell'uomo il primo atto dell'umanità qual è? È l'ingratitudine. È l'ingratitudine. Allora, entrare in questo mistero della gratitudine che in un certo senso vuole convertire il nostro essere ingrati ci porta a camminare verso la scoperta della felicità. Se la felicità è vivere, se la felicità è la vita, allora nella vita occorre inondare di gratitudine gli altri, la storia, la quotidianità. E a proposito vorrei leggervi quanto Papa Francesco ha detto qualche anno fa, era esattamente il 9 ottobre del 2016. Saper ringraziare, poi aggiunge, saper lodare per quanto il Signore fa per noi, quanto è importante. E allora possiamo domandarci, siamo capaci di dire grazie? Quante volte ci diciamo grazie in famiglia, in comunità, nella Chiesa? Quante volte diciamo grazie a chi ci aiuta, a chi ci è vicino, a chi ci accompagna nella vita? Spesso diamo tutto per scontato. E questo avviene anche con Dio. È facile andare dal Signore e chiedere qualcosa, ma tornare a ringraziarlo? Per questo Gesù sottolinea con forza la mancanza dei 9 lebbrosi ingrati, di questi 9 lebbrosi ingrati. E dice nel Vangelo Gesù, non ne sono stati purificati 10, e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E qui il Papa chiaramente fa riferimento al noto brano evangelico dove dei 10 lebbrosi purificati solo uno torna indietro ed è uno straniero per ringraziarlo. Quindi se l'uomo non è grato con gli uomini non lo è nemmeno con Dio. E se l'uomo non è grato con Dio, non lo è nemmeno con gli uomini, ma solo se è grato con Dio lo può essere con tutti gli uomini. Ci vediamo domani, Padre Pio di voi, dritto al cuore. Ciao a tutti.